rivelarle che io avevo architettato la messa in scena. Così la uccisi e nascosi il corpo nella stanza di Tom. Stavo mettendo il coltello nella valigia di Tom quando in quel momento entrò Muriel cogliendomi sul fatto. Non era colpa sua, poverina, ma ormai doveva morire. La accoltellai e lei gridò. Dovetti lasciare il coltello conficcato nella sua schiena. Non avevo tempo di nasconderlo, tutti stavano accorrendo. Mi limitai a cancellare le impronte e scappai. Scivolai in mezzo al gruppo quando tutti si ritrovarono sulla scena del crimine. Mi serviva tempo per riuscire a incastrare Tom. Fu allora che Derek salì sopra, nel balcone. Non potevo lasciare che chiamasse la polizia prima che fosse tutto a posto, così dovetti uccidere anche lui. Quando Peter raccontò la storia di Derek, che aveva sollevato l'insegna di Hollywood, afferrai il Golden Globe e scivolai via. Seguì Derek sul balcone e feci quello che dovevo fare. Ebbi appena il tempo di piazzare il Golden Globe nella stanza di Tom e correre di sotto, dove approfittai della confusione per unirmi agli altri mentre si precipitavano fuori. Il resto, beh, al resto avete pensato voi. Avete accusato Tom esattamente come avevo previsto. E questo è quanto, mia cara. Mio Dio! Ma aspetta, manca ancora un tassello per completare il quadro. Cosa ne è stato del corpo di Stephanie? Veramente questa è l'unica cosa che non so. Accidenti! Bene, ora sai tutto, Lois. Questo significa ovviamente che ti dovrò uccidere. Lois, vieni o no? Non posso sentire la musica senza la chiave. Beh, sai, Lois e io eravamo qui a fare due chiacchiere, vero, Lois? Un'occasione per conoscerci meglio. Ok, beh, dammi solo la chiave, per favore. Ok, Peter, va bene, ho capito. Non serve che mi punti la pistola alla schiena. Che pistola? Ho chiesto solo la chiave, dammi la chiave. Peter, siamo sposati da 20 anni, ti prego, cerca di capire quando non mi comporto come al solito perché sono in pericolo. Ecco qua, tieni la tua chiave, Pete. Perché mi chiama Pete? Siamo sposati da 14 anni, non mi ha mai chiamato, Pete. Perché sto qui a perdere tempo invece che andare ad ascoltare i miei nastri in macchina? Ciao! Ti dispiace? Ti prego, non farlo! Non lo dirò a nessuno, te lo giuro! Ma certo, cara, so che non lo farai. Buon viaggio, Lois. Qualcuno deve far fuori quella puttana, quello sono io.